Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Benvenuti e bentornati a tutti. Quindi, come sempre, voglio rinnovare i miei ringraziamenti a tutti voi che mi sostenete e che mi fate sì che il mio canale cresca come sta crescendo e complimenti e tutte le cose belle che fate per me. Quindi, grazie, 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 grazie. Allora, prima di cominciare, perché l'altra volta me lo sono scordata, il rossetto che sto indossando è un rossetto di Avon, questo qua. È praticamente il mio salvavita. Quando non ho voglia di dare un rossetto perché non ho voglia di stare lì alla precisione, vado subito a pescare lui. Penso che sia la seconda o terza volta che ho comprato questo rosetto. E praticamente il colore è Mauve-ish. È questo. È un rosso sul fucsia, sul perlato. È molto bello. Tu diresti, non ci incastra nulla come sei vestita, sei c'hai il rosso, è vero, ma questo è anche un rosso. È un po' perlato. E poi anche perché ce l'avevo, io sono tornata dal lavoro e quindi c'avevo questo, ero con la divisa, non ero con vestita così. Detto questo, comunque lascerò il nome scritto bene giù nell'info box quando finirò di registrare il video. Metterò tutto sotto lì all'info box. Detto questo, come avete letto dal titolo, come dico sempre giù su, non so dove è il titolo, oggi parleremo, intanto per cambiare di cosa, provate a indovinare, profumi. Allora, parlerò di profumi che ho di già nella mia collezione da molto tempo. E questo è un video che ho visto, come sempre, di una ragazza che seguo, è spagnola. E parla dei 5 profumi con il packaging, non diciamo più brutti, ma diciamo che mi piacciono meno belli, e 5 profumi con il packaging più belli, che mi piacciono molto di più. Non parleremo di note, non parleremo del profumo in sé, ma parleremo soltanto del packaging del profumo. Il profumo, ok? Detto questo, cominciamo. Allora, sono 5-5. Comincerò con i 5 più brutti. No, è brutto dire così. Cominceremo con i 5 packaging che a me piacciono meno. Allora, il primo che pesco così a randa, diciamo, è questo. È Jil Sander Jil Sander, sì. Something, come si dice, non lo so, scusate. Ma è un profumo che, al di là del profumo in sé, che è buonissimo, trovo che sia una bottiglia, perché dico che è più brutta, che mi piace meno. Perché è una bottiglia un po' insignificante, e più o meno lo stile di bottiglia che a tanti piace, un po' lineale, ma a me non piace. E quindi io sono più, mi piace più le bottiglie lavorate. E quindi questo genere di bottiglia così sempliciona non mi dice niente, e quindi metto questo profumo nelle categorie dei profumi, delle bottiglie, del packaging. E più brutti, quindi che mi piacciono meno. Poi è il secondo profumo, che anche questo metto nella categoria dei packaging un po' semplicione, è Pink Sugar di Aqualina. E c'è bellino questo nastrino così, ma insomma è una bottiglia un po' insignificante. Non sto parlando del costo dei profumi perché non c'entra niente, a volte troviamo di packaging bellissimi, sono profumi che costano 3 euro. Sto parlando di in generale, qui troverete profumi un po' di tutti i prezzi, con dei packaging più belli e meno belli. Quindi questo è un packaging che al mio gusto, perché tutto quello che dirò in questo video
Sono i miei pareri, perché magari quello che per me può essere brutto, per voi può essere bello, perché magari a voi vi piace le bottiglie, il packaging lineale, un po' come le Chanel, così, e c'è chi come me piace il packaging più lavorato, più bello, più cicchettoso, e quindi per me questo è un packaging che non mi dice niente, è molto lineale, niente, niente di che. E quindi io metto Pink Sugar di Acquolina in la categoria dei packaging più brutti. Poi il terzo per me è un profumo di Bottega Verde Mare Intenso. Il colore della bottiglia è spettacolare, però qui stiamo parlando del packaging della bottiglia. Trovo che sia un packaging molto niente, che non mi dice proprio niente, e quindi, come ho già detto, io non amo queste packaging così lineale, quindi è un packaging che io lo metto è la mia categoria dei profumi, dei packaging più brutti, e quindi lui, Mare Profondo di Bottega Verde. Poi andiamo al quarto. Siamo sempre lì, una bottiglia molto lineale che non mi dice niente, anche se è tra i miei profumi preferiti, ma come ho già detto, non parleremo di profumi, parleremo di packaging. E 10, il numero 10, La Rotta della Fortuna di Dolce Gabbana. E io queste bottiglie di Dolce Gabbana non le amo, mi fanno piuttosto cagare, perché non sanno di niente, per mio gusto non sanno di niente queste bottiglie con questo tappo di plastica, cioè, e questa come un po' quell'altra, l'Imperatrice, che più o meno la linea sono più o meno sono uguali come bottiglie, a me non dicano niente, e quindi io lo vado a inserire anche lui nelle categorie dei packaging più brutti della mia collezione. Ne ho tanti altri, però qui ne dovevo far 5. Poi, è il quinto e ultimo, che qualcuno dirà, ma come? Ma come? A me non piace, ripeto, questa è una mia opinione. Non piace perché io ho il concetto di questo profumo nel vecchio packaging, che era meraviglioso. Adesso è stato rifatto questo nuovo packaging, che per me è bruttissimo, ma sempre parlo per il mio gusto. Stiamo parlando di Insolence di Guerlain. Guerlain. E trovo che sia una bottiglia bruttissima, a me non piace, anche se c'ha questo disegnino è la bottiglia nel vetro, a me non piace, e quindi non mi dice proprio niente. Non mi piace, lasciamo stare il profumo che può piacere o no, ma qui stiamo parlando, ripeto, della bottiglia. È tutto un tappo di plastica, insomma, a me non piace. Proprio scarto a priori, quindi le metto e le bottiglie è nella categoria delle mie bottiglie, dei miei packaging più brutto, scartatissimo. Prima di continuare, voglio far vedere una cosa. Chiedo scusa, interrompo un attimo e arrivo. E i miei arrivati a casa, i nuovi arrivati a casa. Sono i bimbi della mia gattina. Non hanno voglia. Sono i fratellini di Chico. Sono i fratellini di Chico, hanno un mese. Ciao, ciao. Guardate questo, come questo sembra Chicco quando era piccino. Ecco, scusate. Allora, andiamo alla categoria dei packaging più bello, che anche qui ne ho tanti, ma dovevo farne 5, ho scelto 5 così, ma che fanno parte della categoria dei packaging che ho più belli e la mia collezione. Allora, il primo packaging
primo, che è un classico che conosciamo tutti, e che io trovo che sia un capolavoro di Lolita, Lolita Lempischi, e questa mela che io trovo che è spettacolare, con il gambino, con tutte queste foglie di edera lavorata, anche tagliate sulla bottiglia, e con questo oro. Io trovo che è uno dei packaging più belli che esistano sulla faccia della terra, è meraviglioso, e quindi non la potevo non mettere nella categoria dei miei packaging più bello. Lolita Lempischi, inserita nella categoria dei packaging più belli. La seconda bottiglia che inserisco nei packaging più belli, perché a me piace moltissimo, e viva la Giussi, di Giussi Couture, no, come non possiamo noi inserire questa bottiglia in uno dei packaging più belli, quando questa bottiglia è meravigliosa, è spettacolare, e io la amo. Volevo prendere quella con il fiocco bianco e nero, tipo di pizzo, ma non si trova più, anche per, su Notino almeno. Hanno, su Notino non lo so se qualcuno di voi lo sa, ma stanno levando quasi tutto, o non so se è perché cambiano certe marche, non le prenderanno più, e, o prenderanno altre, non lo so, ma certe cose prima di questo virus erano già sold out, e adesso proprio ancora meno, è quasi vuoto. Comunque niente, detto questo, che non ci entrava niente, questa è la mia seconda bottiglia, il secondo mio packaging più bello della mia collezione, tanto è vero che questa ce l'ho sul mio comodino in camera, la trovo bellissima. La terza bottiglia, il terzo packaging che inserisco in questo video, io lo adoro, anche se per qualcuno può sembrare semplice, ma io lo adoro, animalesco, lo trovo. È un profumo di Paco Rabanne, Pur Ixis. Con questo serpente, per me è bellissimo, con questa sfaciatura in questo vetro di questa bottiglia, lo trovo che sia una bottiglia, la trovo un packaging bellissimo, molto animalier, con questa, con questo serpente. Anzi, mi ricordo che qualche anno fa facevano i sandali delle Miss Italia davanti con questo serpente che andava a coprire la parte davanti del piede, era molto, lo trovavo molto bello, e quindi io questo packaging non potevo non inserirlo, quindi questo è il terzo packaging più bello che fa parte della mia collezione, stupendo, bellissimo. E il quarto packaging che amo alla follia, amo, posso dire che adoro, Guis di Chopard. È bellissimo, gente, come si fa a non essere bello questa bottiglia? Ora mi casca, quindi io lo trovo bellissimo, spettacolare, questa punta di diamante e packaging così diamantato, lo trovo bellissimo, molto ma molto ma molto bello. E quindi Guis di Chopard è il quarto packaging più bello inserito nella mia collezione tra i packaging più belli. Ho fatto un giro di parole che non so se ho reso l'idea. E il quinto e ultimo packaging di questa categoria, quindi packaging più belli della mia collezione, non potevo non mettere lui, perché Jean Paul Gaultier Le Belle, perché questo è donna e femminilità, con questa collana tutta impreziosita di fiori dorate, e questo corpo con questo décolleté e questo, come posso dire, punto vita, questo vitino così bello,
e non potevo non mettere al primo posto un profumo di Jean Paul Gaultier, visto che, ma com'è buono questo profumo, ma anche se qui non parleremo di profumi buono, qui stiamo parlando di packaging, questo l'ho inserito in uno dei miei packaging più belli della mia collezione. E quindi che dire, io ho finito questo video così piccolo ma così carino secondo me, e dove invito anche a voi a farlo perché è un video così da fare nel nostro canale per mantenere attivo il nostro canale. Un video molto semplicino però molto carino. Quindi vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!